Zozza zitta! Il meccanico di Lariano, a me vanno chiedendo, noi stiamo scrivendo un pezzo per il laboratorio Zelig, è vera questa cosa, alcuni miei amici lo sanno, sul meccanico di Lariano, vieni qua, ti tocchia. I meccanici di Lariano ti dicono tutti la stessa cosa. Se tu vai da un meccanico a Lariano, tu porti la macchina da un meccanico, eh? Tu arrivi. Di solito sono sempre padre e figlio, fateci caso. I meccanici di Lariano si chiamano tutti Rossano, Tiziano, ci sta papà. Tu arrivi e non ti viene incontro il padre, ti viene incontro il figlio. E la prima domanda che ti fa Genuardi, se ti si rompe la panamera, tu vai dal meccanico all'Ariano, arriva e fa questo gesto. Sta con lo straccetto in mano. E la domanda è questa. Che ci sei fatto? Ma se lo sapevo, col cazzo che te la portavo, che dici? Eh? Aspetta, aspetta che perdiamo tempo, aspetta. Tu gliela porti. Che ci sei fatto? Dottor, guarda, c'ha un problemino. Vabbè. Sale, apre il cofano e fa sti tre movimenti. Si mette così. Sali per macchina! Tu sali. Appiccia va! Appiccia significa accendi. Sì, è l'unica cosa che ho capito. Ecco. Piano piano comì. Tempo un mese per l'arianesco questa. Appiccia va! Tu accendi la macchina. Da cazzo quando lo dico io, eh! Tu dai gas, spegni, tu spegni, zit, sborsa, vabbè, non è quello. Che sa da che cosa? Che sa da che cosa? Grazie, se t'ho portata. Terzo gesto, che dobbiamo fare? Papa! Chiama il padre che sta a 30 metri! Il padre arriva perché sta con la capoccia dentro al cofano. Il padre arriva e fa lo stesso gesto del figlio. Con straccetto. Arriva il padre, il figlio se ne va e il padre dice testuali parole. Che ci hai fatto? E ricomincia la storia. Rifà la stessa prassi del figlio. Quindi, appiccia questa cosa, spegni, che sa da che cosa. Dopodiché, dopo che è tutta la prassi, tu gli dici, che vogliamo fare? Che sa? E qui arriva il genio, qui arriva il genio. Che sa male chi da lasciare? Aspetta! Tre meraviglie. Che sa male chi da lasciare? La seconda meraviglia è che tu gli dici, vabbè, ma che c'ha? Sa, guarda, ci gira tutto. Ma che sa la centralina? Magari la macchina ce l'ha la centralina, perché la 500 di mia madre c'ha 37 anni, ha la centralina, non ce l'ha. Ma chissà la centralina, siamo fatta l'altra settimana. Vicino a loro c'è sempre un pensionato, perché dai meccanici c'è sempre il pensionato che gira intorno alla macchina e rafforza quello che lui ha detto. La centralina, la centralina, chissà la centralina. Poi, chissà la centralina. La terza genialità, tu gli dici, vabbè, fammela. Attenzione, perché tu vedi l'officina, non ci stanno le macchine. Tengo il ponte impicciato, non la posso rizzare. C'ha il ponte impicciato perché la mattina, come tira sulla saracinesca, mette la macchina sul ponte così ti ha inculato e tu gliela devi lasciare. Questo è il meccanico dell'Ariano. Lo sto preparando per Zelig ed è meraviglioso. Crocetta, sei contento? Così portiamo l'Ariano in giro per l'Italia. Sono tutti così. Domani i meccanici saranno tutti chiusi, vedrete. Non ce va più nessuno. Tutti. Che ci hai fatto? Che sta da che cosa? È la centralina, solo quello sanno.